E-Gay Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sesto episodio della carriera con l'Andorra. Oggi giocheremo i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, quindi praticamente passeremo nell'oggi della realtà reale, se così possiamo chiamarla. Affronteremo diversi big match tra cui Real Madrid e Barcellona. Non dimenticatevi il like, l'iscrizione e tutto quanto, perché adesso ci tuffiamo dentro l'avventura di EA Sports FC 24 e spero veramente di non dover sbroccare questa volta, ma penso che succederà. Madonna ragazzi, che formazione che ci hanno. Tra l'altro l'ultima partita col Barcellona ragazzi non è finita benissimo, quel 2-0 in finale di Coppa del Re ancora ce l'ho qui e non credo affatto che questa volta il risultato sarà diverso. Non hanno ancora messo le terze divise, nice, giochiamocela raga, battono loro e iniziamo. Sinistro! Oh, subito così. Raffigna sinistro, grandissimo Bull. Bravissimo. Corona, ha visto Gustafsson. Ancora il dribbling. Oddio, la Nessa era regolare. Il sinistro! Siamo in vantaggio col Barcellona, ragazzi! Il gol di Diego Lanes, paperissima di Ter Stegen, poco ci importa. Assist di Moukoko. Il sinistro non è irresistibile, ma Ter Stegen battezza al lato sbagliato. L'avessi preso io un gol così, sarei già bestemmiando malissimo, raga, Gustafsson. Peccatito Corona, Ter Stegen, ragazzi! Questa è una parata voluta dalla CPU. Era più facile sbagliarlo. E l'ha sbagliato. Ecco l'Aines. Moukoko, sinistro ancora Ter Stegen, raga. In realtà volevo tirarsi a giro, però vabbè. È vero che lui è mancino. Diego l'Aines. Diego l'Aines, la palla dentro. Verso Gustafsson, la parata ancora Ter Stegen. Moukoko. Ora è finita, finita. Va dentro, gioca, Cancelo, traversa. Rientra Bull, rientra Bull, 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 ragazzi. Che paratona. Gustafsson, Moukoko, vi meritate il gol. Vi meritate il gol. E lo fa Youssoufa Moukoko, l'attaccante tedesco. 2-0 per l'Andorra, ragazzi. Incredibile, ragazzi. Non ci avrei mai sperato in un risultato del genere. Invece sta veramente succedendo. 2-0 al Barcellona. Finisce 2-0, ragazzi. Andorra 2, Barcellona 0. Abbiamo restituito quello che ci hanno fatto in Coppa del Re. Non ci avrei mai sperato, mai giurato. Invece è proprio appena successo. Incredibile, ragazzi. 2-0, partita dominata. Potevamo avergliene fatti minimo altri due. Mitici questi ragazzi, davvero. Lo United vuole Caballero, ma io col cazzo che glielo do. Tatarusanu, diritto di riscatto. Io ci potrei anche stare. Come Tatarusanu può tranquillamente partire. 900, oh, ci è arrivato un milione per il Tata? 9,70, va bene, va bene. 9,70 per un giocatore di quasi 40 anni è perfetto. Ma proprio di lusso. Prestito di Perez per 2 anni al Burgos. Va bene, va a fare esperienza. Mike Zach con diritto di riscatto, no. Diritto di riscatto no, ragazzi. Breve termine, accetta. Ma cazzo è successo, raga? Johnny Sins. Non ha il corpo questo allenatore, che cazzo è? Prestito anche per Albanis all'Athletic Bilbao. Per me il riscatto ci potrebbe anche stare.
2 milioni. Perfetto, a posto. Ok, qualcuno partirà, questo è Tatarusanu palese. Andrà all'Atalanta in prestito per 2 anni con diritto di riscatto 1 milione di euro. Praticamente per un giocatore che palesemente a fine carriera. Anche Perez andrà in prestito al Burgos per 2 anni ma senza diritto di riscatto. Vogliono Bombardò col diritto di riscatto. Niente, anche qua senza. 80-20. L'MHE Ankragukwu ci chiede Daniel Duarte, breve termine in prestito. Vabbè, non è un problema. Ho trovato questo terzino destro 53-17 anni. Io solo per il nome sapete che faccio l'ingaggio. Solo per il nome, eh? 900 a settimana e te li pigli. Andaskis. Qualcun altro parte, questo mi sembra Mike Zack, ragazzi. Eh sì, partirà a Red Bull Salisburgo in prestito per 6 mesi, quindi tornerà a luglio. Va bene così, tanto non avrebbe giocato più di tanto. 2 anni invece l'Athletic Bilbao, Christopher Albanis, con un diritto di riscatto di 2 milioni. Giochiamo adesso però noi contro l'Osasuna, che è ultimo in classifica, ragazzi. Dopo la vittoria col Barcellona, meglio dovete disintegrare questi, eh. Cioè, cazzi proprio. Battono loro. No. Ora l'Antuna, il connazionale. Poi Gomez, gol, Puado, kick off glitch, lo sapevo. L'ho rubato palla 3 volte e se la sono ripresa. Questa è una di quelle volte quando tu devi prendere gol per forza. Abbiamo preso gol dagli ultimi in classifica. Ok, vi dico già che non vinceremo mai questa partita. Nes Mukoko, dentro, Roberto Pe... No, Aitor, no. Ragazzi, è glitchata. Già ho capito come va a finire oggi, via. Ma no, raga, dai, ma non è possibile. Cioè, dai, ma la difesa che si apre come le acque di Mosè. Bastone la carota proprio, eh. Vinto col Barcellona, mo t'attacchi al cazzo. Gustafsson, state a vedere adesso. Oh, gol! Incredibile! 2-1, anche se veramente c'è poco da esultare. Noi lo facciamo lo stesso, così proprio per galanteria. Ecco il 3-1. Madonna, Bull. Antuna, oh, Bull! Cosa cazzo è successo? Mukoko, Mukoko. Il destro, rimane lì. No, ci voglio credere, raga. L'ha fatta apposta. Ok, abbiamo perso questa partita ufficialmente, ragazzi. È successo davvero. Abbiamo battuto i primi in classifica e la partita dopo abbiamo perso contro gli ultimi. EA Sports FC è il gioco più inspiegabile della terra, raga. Ufficiale, perché se no, non so cosa dire veramente. Anche Bombardò lascia per 6 mesi l'Andorra, va e Goethe Eagles in prestito. Easy, tranquillo. Duarte fa lo stesso, se ne va in Turchia. E adesso ci attende una cazzo di partita, perché questo è il Villarreal, che però abbiamo sempre battuto l'ultimo minuto, ma ovviamente oggi perderemo perché è così. Gustafsson intanto è salito a 75. Ci giochiamo in casa e battiamo noi. Gabri Vega. Gabri Vega, la parata di Reina, ancora vivo, raga. Cuore rosso nero, Reina. Gustafsson, no. Bella Mukoko dentro per Gustafsson. Devi spaccare la porta. Vantaggio dell'Andorra. Signor Gustafsson festeggia il suo 75 di overall, spaccando la porta sul lancio di Mukoko, che praticamente è il re indiscusso degli assist questo episodio, perché le sta veramente sfornando uno dietro l'altro. Catito Corona, Mukoko dentro, Pereira, il tucumano, tutto così semplice, tiki taka fulmineo, il 2-0 del tucumano ex Udinese, signori. Grandissima azione però qui, eh. Anton Diaz, Scalvini, raga. Johnston dentro, Roberto Pereira, cosa ha preso Mandi, salvato un gol fatto, raga. Chico femminia, Wilson, Scalvini ancora lì. Jeremy gol, il 2-1. Super immeritato però, ragazzi. Ovviamente sapete che è una prassi di questo gioco prendere gol, quindi
Sappiamo benissimo che il gol prima o poi va preso per forza. Wilson sulla destra. Palo. Anche quello adesso. Due tiri, un gol, un palo. Gustafsson. Mukko. Va bene. È entrato Leao. Buona. Quadrado. La mette dentro. Per Diego Lainez. Il 3-1. Il 3-1. L'abbiamo vinta contro il Villarreal. Ragazzi, le squadrette ci mettono in difficoltà. Le squadrone. Tolto l'Atletico Madrid. E distruggiamo. Stranissima sta cosa. Finisce sorprendentemente 3-1 per l'Andorra, che è l'ammazza big praticamente. È il Sassuolo di Spagna. Tra l'altro c'è Gabbia. Me ne accorgo adesso. C'è Gabbia nel Villarreal. A parte è vero, Gabbia è davvero andato al Villarreal. MVP qua ci dicono Diego Lainez. Anche se il Cuadrado si è fatto un dribbling assurdo per permettergli di fare gol. Spezia vuole Ibrahimovic col diritto di riscatto, ma io glielo do senza diritto di riscatto perché sono stronzo. Va bene, anche lo stipendio va bene. Tocca al Valencia, fuori casa, al Mestalla, partita molto tosta. Il Valencia è terzo, noi siamo settimi a 19 punti e io mi fido sempre di loro. Aspettate che mi devo abituare perché adesso siamo noi gialli. Certo potevi farmi tranquillamente giocare con la maglia blu, Sinistro, palla fuori. Non so chi avesse provato, ma mi fido. Mukoko dentro. Lainez. Non la puoi sbagliare invece, ma Mardashvili. Juki Bull. Paratona, ragazzi. Gustafsson. Il destro. Eccolo qui, Rasmus Gustafsson. Al 63esimo apre le marcature, porta in vantaggio l'Andorra, che ultimamente sta giocando, direi, dignitosamente bene. L'assist è ancora del signor Youssoufa Moukoko. 1-0 Andorra. Tecatito Corona fa tutto da solo e fa una merdata assurda. Attenzione a questo colpo di testa. Attento Bull. Ragazzi, vogliono fare gol. Vogliono fare gol Bull. La porta è vuota. Albanis. Finisce qua. Che smacco, ragazzi. La porta era vuota. Comunque 1-0 a Valencia. Buttalo via, raga. Buttalo veramente via. Vabbè, Pirlo, tu sei veramente il più stiloso di tutti. Partitona, perché ragazzi, questi sono terzi, insomma, non è un risultato assolutamente scontato. La decide con l'unico tiro della partita Gustafsson, unico tiro da parte sua Gustafsson, percentuale realizzativa che a questo punto si può dire molto soddisfacente. E andiamo avanti. Nuova Zelanda mi vuole. Levati dai coglioni, vai. Handanovic vuole essere seduto, ma vai, nel senso, portiere forte ce l'ho. Offerta di 10 milioni e mezzo. Minchia se l'accetto. Un portiere che si ritira il prossimo anno. Comunque qualcun altro se ne va ed è Ibrahimovic in prestito allo Spezia per 2 anni, così farà parecchia strada. Andorra Getafe. Non dovrebbe essere una partita così difficile. Dovrebbe, appunto. Adesso però va giocata. Io voglio Ato in difesa. Andorra Getafe, si inizia. No, bravissimo Bull. Baci. Ecco, non così però. Rigore per il Getafe. Quando incontriamo la squadra scarsa toppiamo subito. Gol. E avevo pure indovinato. Partita che adesso inevitabilmente si fa in salita. Perché? Perché Bull è un coglione. A palla lo stava uscendo. Bene così. Buono Mukoko. Spacca la porta. Spacca la porta così. 1-1, pareggio dell'attaccante tedesco. E se sbagli quella, ragazzi, è proprio veramente messo male, eh. Mukoko ancora. Oh, questo non è rigore. Oltre al fatto che il pallonetto era troppo forte, avevo sfiorato il tastino, però ok. Il Tucumano lascia lì Diego Lainez. Il difensore aiuta il portiere. Diego Lainez. Pereira. Mukoko! Si dribbla tutto e tutti.
Doppietta del tedesco. Adesso voglio la tripletta da parte tua, perché sei forte e la puoi fare. Che dribbling, ragazzi. Dove e come l'ha messa? Tucumano. Addio! 3-1. Stiamo distruggendo il Getafe. E lo stiamo distruggendo anche parecchio bene. C'è la firma del capitano Pereira per il gol del 3-1 che fulmina così il portiere. Bella dentro, Cuadrado, 4-1 al Getafe. C'è anche la firma dell'ex Inter e Juventus, in realtà è giocatore dell'Inter adesso, però dettagli. Assist del terzino Johnston, che per il suo potenziale sicuramente questa cosa aiuta a noi. Proseguiamo belli tranquilli. In classifica, 3 punti in rimonta. Spaventa all'inizio il rigore per il Getafe, poi dopo doppietta di Moukoko. Roberto Pereira e Juan Cuadrado, entrato dalla panchina, fissano il risultato sul poker a favore dell'Andorra. Handanovic, ragazzi, è stato ufficialmente ceduto all'Everton. Il 1° gennaio passerà ufficialmente alla squadra inglese e adesso dobbiamo trovare un portiere, perché siamo rimasti praticamente con Bull e Lisoin. Abbiamo Johnston salito a 69 e Fresned a 73. Anche Moukoko sale a 78. E allora, ragazzi, Levante Andorra sia, a sto giro è Levante ultimo, invece che l'Osasuna. Praticamente ce l'abbiamo tolto noi l'Osasuna dall'ultima posizione. Andiamo a giocarcela, ragazzi. Ok, battiamo noi, ragazzi. Gustafsson, no, sono un coglione. Però rimane lì, Tecatito Corona. Andres Fdes, figlio legittimo di Fedez. Moukoko, Gustafsson, bella dentro per Tecatito Corona. Vantaggio dell'Andorra. Si è inserito in maniera perfetta e ineccepibile, ragazzi. Palla del signor Gustafsson dentro, conclude di piatto nell'angolino. Vantaggio per l'Andorra. Nell'angolino, Nassan Godden. Ragazzi, kick off glitch, Buldini, che palle, kick off glitch. L'hanno fatto un cazzo tutta la partita, vabbè. È bastato veramente il primo aggiornamento del gioco, ragazzi, per far tornare il kick off glitch. È incredibile. No. Bull. Cosa ha preso? Gustafsson dentro. Per Moukoko. Rimette tutto in ordine il signor Youssoufa Moukoko, che di esterno, da quel che ho visto, conclude in porta e segna il gol del 2-1. Assist ancora di Gustafsson, che è veramente stato di grazia. Eh sì, di esterno. Attenzione, no, vabbè, ancora lui, ancora sto qua. Al secondo tiro, raga. Ma sarà un 71-72 di overall sto qua. Che palle. Due tiri veramente in croce hanno fatto. Dentro Gustafsson. Ecco, lo sapevo. Romero. Madonna, sta per fare il gol bruttissimo. Venez, Moukoko. Moukoko. Gustafsson. Alta. Ho fatto letteralmente questo. Sparata alta, ragazzi. Non so che dire, veramente. Attenzione, erroraccio. Se la sbagli. Se la sbagli. Gustafsson, MVP. 2 assist e un gol. Spero abbia chiuso la partita. Chiusa no, perché siamo all'85esimo, però mi auguro veramente che riescano i miei a gestirla. Infatti metto un difensore bello fresco. Finisce 3-2, ragazzi. Finalmente ce l'abbiamo fatta a non perdere contro un'ultima classificata. Gustafsson assolutamente migliore in campo. Sforna 2 assist. Mette anche il gol decisivo, sto bastardo qui, sto pezzo di merda. Giocatore del cazzo, anche l'anno scorso ha seminato il panico contro di noi.
E adesso ragazzi la partita sarà durissima. Real Madrid-Andorra, secondi a 32 punti, noi terzi a 28. Giocano col 4-3-1-2 con Rodrigo punta centrale. Stranissimo ragazzi. Certo hanno anche comprato Alexander-Arnold. Qua ragazzi è dura, durissima. Prevedo bestemmie. Prevedo bestemmie ragazzi. Tra l'altro l'ultima partita giocata al Bernabeu non portò benissimo. Fu la finale di Coppa del Re persa 2-0 contro Barcellona. Oh Bull, cosa ha preso? Questo è gol tutta la vita. Varane. Varane era allo United raga. Cioè FIFA l'ha ricomprato. Diego Lanes buono. Mukoko. Gustafsson aggancia! Rasmus Gustafsson al primo tiro in porta, imprevedibile! Il gol dell'Andorra! Che pala di Mukoko che gli restituisce il favore della partita scorsa per forza! E riesce a tenersi dietro un giocatore come Mendy, insomma. Tanto di cappello. Kick of glitch, ragazzi. Cioè, due kick of glitch di fila, no, ragazzi. Varane, ma come cazzo ha fatto a saltare in cima a due persone? Ecco Lainez, defilatissimo. La parata di Courtois. Diego Lainez, cazzo duro, palla fuori. Già seconda occasione per il messicano. Palla lì, gol. Eh sì, già. Vabbè, era nell'aria e che ci dobbiamo fare? Tra l'altro i miei difensori in certe situazioni si bloccano. Pareggio meritato, eh? Anche se su certi tiri bisogna ammettere che quei pochi che abbiamo fatto potevamo fare molto di più. Coco, ha visto? Il Tucumano la para. Per forza. Gustafsson! Se non ci pensa il Tucumano, ci pensa il Regente Ibra. 2-1. Ragazzi, score paro paro della partita scorsa. Io dico do corona dentro. Diego Lanes, Mukoko. Ecco il gol. Ecco, lo sapevo. Contropiede. Ed è ovvio così, ragazzi. Due partite con lo stampino, ragazzi. E chi lo ferma più? Adesso mi aspetto anche il terzo, raga, eh. Eccolo. Eccolo, eccolo qui, kick of glitch ragazzi. Non ho avuto il tempo neanche di battere la palla. Rimonta del Real Madrid. Era scritto ragazzi, era ovvio. Era ovvio, la partita sta andando troppo bene per poter finire così. Beh, adesso siamo anche nel momento in cui non tocchi palla, siamo nel recupero. Dai, fai il quarto, forza, fai il quarto. Vai, Ale. Ecco il quarto, Valverde. Non mi hanno fatto toccare palla per 10 minuti. È bastato un tiro di punta nell'angolino e si è risolto il problema. Dai, falla finire su. Basta, riprendermi per il culo. Bravo, fischia. Che cazzo mi fai fare l'azione su una partita che è finita? Dai, su. Sconfitta meritata, forse sì, ma non così, ragazzi. Ci abbiamo preso 3 gol in finale. Fino all'80esimo eravamo 2-1. Cioè, ragazzi, questa statistica non ha senso. 80, 83, 90. Non c'è senso. Cioè, un conto è perdere perché sei effettivamente più scarso. Un conto è perdere perché il gioco vuole farti perdere. E a FIFA il 100% delle volte è così. Federazione Ungheria, vaffanculo. Gustafsson intanto è salito a 76, giusto per informazione. Andorra Athletic Bilbao. Vediamo di rifarci un po', raga, dai. Gustafsson, ragazzi, 3 gol nelle ultime 2 partite. Non è un brutto score. Mukoko, Mukoko, Mukoko. Oh, oh, questo è rigore netto. Questo è rosso, ragazzi. Questo è rosso tutta la vita. Lanciato in porta. Come il fallo di Tomori contro il Chelsea l'anno scorso. Questo è rosso. Scusate, fammelo rivedere un secondo perché sennò non mi do pace. Raga, ma questo è rosso. Questo è rosso, dai. Da Gustafsson lo para. Buonissimo, mezza altezza, angolo destro, in vantaggio l'Andorra, Rasmus Gustafsson, 4 gol in 3 partite, è a 80 di rigori raga, perdonatelo, praticamente infallibile, precisissimo. Mukoko,
dentro per Roberto Pereira, a giro sotto l'incrocio, 2-0. Ci pensa l'ex Udinese, il tucumano Pereira, a mettere la partita in discesa per l'Andorra. Pereira lancia Moukoko, ancora lui, power shot, la parata del portiere, e me non l'avrebbe mai parata. Berenguer, Madonna, Scalvini, provvidenziale. Se ne parla dentro, pull! Paratone, ragazzi, paratone. Finisce qui 2-0 contro Athletic Bilbao. Partita di tutto rispetto, la risolviamo nel primo tempo con le reti di Gustafsson e Roberto Pereira. Lo svedese e l'argentino regalano altri 3 punti all'Andorra, che si mantiene in zona veramente alta della classifica. Oh ragazzi, Farrell sta facendo benissimo. Ha segnato anche un gol in Liga. Anche Vanner non sta facendo male. Celta Vigo, Andorra. Stadio a Banca Balaidos. Andiamo a giocarci, ragazzi. Guarda dentro, Bull. Paratone. Questo è il gol. Che culo. Moukoko. La forza del contropiede. Batte Marce in porta. E c'è il gol dell'1-0. Esultanza PlayStation per l'attaccante tedesco. Contropiedone, assist di Lenis. Tiro che spacca la porta, rimane addirittura in piedi il portiere. Eroraccio. Moukoko. Non ci voglio credere, se l'avessi fatto io sto errore, ragazzi, ne avrei presi 4 di gol, non 1. Gustafsson. Moukoko. Ancora lui. Destro! 2-0 Andorra! Un altro 2-0 in cassa! La vinciamo così! Contro il Celta Vigo! La chiude! La doppietta dell'attaccante tedesco! Che piazza il suo secondo diagonale della giornata! Ancora su assist di Diego Lainez! Evidentemente catena che funziona a sto punto, perché sennò non si spiega! No, io voglio il Kiko, voglio il clean sheet. Che culo! Via quella palla. Per una traversa. Stavamo per non prendere il secondo clean sheet consecutivo, ma l'abbiamo preso. Ragazzi, piango, mai successo di prendere 2 clean sheet di fila. E invece l'abbiamo preso, 2-0 il risultato. E adesso andiamo verso l'ultima partita di questo episodio. 3 tiri, 2 gol per Youssoufa Moukoko. Ultima partita di questo episodio, ragazzi. Terzi in classifica contro sesti. Tocca al Sevilla. Barcellona e Real Madrid, ragazzi, sono parecchio lontani però, eh. Pensate, ultimo è la Spalmas che ci ha battuto. Pensate un po'. Nostra bestia nera proprio. Hanno finalmente portato Gabri Vega a 79 dopo una vita e mezzo. E gli altri li vedo rimasti dove erano. Come ultima partita, ragazzi, voglio vincere, voglio lasciare in bellezza, per poi iniziare molto più motivato al prossimo episodio. Ma tanto non sarà così. Minchiano, Luis Muriel davanti, che è vecchio però è un giocatore a cui FIFA è particolarmente affezionato. Quindi aspettatevi il gol suo. Jesús Navas, palo. Che culo. Due legni praticamente in 30 secondi tra le due partite. Moukoko. Fa dentro. Gustafsson. Spacca la porta. Altro gol suo. Ragazzi, sta segnando un casino. A parte la partita scorsa che ha fatto tutto il suo compagno di reparto, però ragazzi, sta tornando il Gustafsson che eravamo abituati a vedere finalmente. Fallo di Pedrosa che non lo ammonisce. Lanciato verso la porta, fallo tattico a bestia e non lo ammonisce, ok. Gol di Almiron. Eh sì. Da questa posizione, ragazzi, non ne sbagliano una. Io le sbaglio tutte. Ecco il 2-1. Ecco il 2-1, ecco il 2-1 di Muriel. Già visto da come è partita l'azione. Questo è il 2-1 e questo è il 2-1. Due tiri in porta esatti. E va bene così, che vi devo dire. Questi diagonali gli entrano tutti. Io quando faccio un diagonale c'è sempre il portiere che mi si para davanti. E vaffanculo. Gustafsson. Guardate il mio diagonale. Ale, eccolo qui il mio diagonale. Vero? Bello, eh. Ma no, ma no, ma no.
ragazzi. Le ripartenze, cazzo. Non ci arrivano, ragazzi. Doppietta del Miron, non ci arrivano. E la sapevo che la perdevo l'ultima, la sapevo troppo. Avevo già detto all'inizio che tanto non avremmo mai vinto. Un cocò diagonale. Ci voleva la papera del portiere, capito? Se no avrebbe parato un tiro che io avrei preso gol 100%. 3-2. Partita veramente ridicola, ragazzi. 10 minuti non mi hanno fatto vedere palla apposta per far passare il tempo. Giusto così, sto gioco del cazzo, perché è un gioco del cazzo. 3 sconfitte su 10 sono parecchie, eh. È vero che quando abbiamo vinto abbiamo fatto benissimo. A parte forse una partita o due. Però siamo già 7 sconfitte stagionali, eh. Tante, troppe. Qua ci sono diversi giocatori che ci lasciano. Abbiamo 10 milioni da spendere, che però non spendiamo. Ragazzi, non c'è più nessuno in squadra. Datevi a tutti. Meglio così. Johnston sale a 70. Scalvini a 78. Quadrado scende a 76. Ivanov va a 70. E ragazzi, vi saluto. Siamo giunti al termine di questo 6° episodio. Peccato il finale con quella partita veramente popi popi, perché mi aspettavo andasse un pochino meglio. Siamo quarti in classifica a 34 punti, a meno 7 da Barcellona che è primo a 41 e a più 1 da Villarreal che è quinto. Apriremo il prossimo episodio con il Cadice e sarà la partita del giro di boa, perché poi ricominceremo dalla prossima col giro di ritorno. Date tutto, un bacione, statevi bene, ci vediamo alla prossima. Lasciate like, iscrivetevi al canale e tutto quanto.